Per quanto riguarda le panchine, la settimana scorsa abbiamo analizzato altre panchine perché ultimamente stanno saltando varie panchine. A fine febbraio è saltata anche la panchina del Southampton. È arrivato Ruben Sellers. Parlaci un po' dell'approccio del nuovo allenatore sulla panchina del Southampton. Allora, anche una storia carina, però facendo una panoramica più generale con il Southampton. Southampton ha vissuto un paio di anni in tranquillità, stava attraversando buone stagioni, però questa stagione è una stagione complicata perché si trova al 20° posto, 5 vittorie in appena 24 gare in campionato, con la magra consolazione, ecco, di aver sfiorato la finale della Carabao Cup. Ci sono stati due esonerati di Ralf Hasenhüttl e di Nathan Jones, e poi è arrivato questo Ruben Selles che si trovava nell'Under 21. Ruben Selles già ha allenato una volta al Southampton nel passaggio quando è stato esonerato Hasenhüttl, è intervenuto lui per una partita, anche quella in Carabao Cup o FA Cup, non ricordo bene, e ha vinto contro lo Sheffield Wednesday ai rigori, e quindi lì lui già si è messo una vittoria. Poi è arrivato Nathan Jones, poi con l'esonero di Nathan Jones lui è tornato, ha vinto contro il Chelsea e ha ottenuto la conferma della guida del Southampton. È un allenatore trentenne, ha la prima esperienza con il Quattro. Southampton e come allenatore, perché Selles non è mai stato un giocatore di calcio, si è laureato in Spagna in una università di Valencia presso la fisiologia e sport, e ha sempre ricoperto il ruolo di preparatore atletico e assistente di allenatore dopo aver preso il patentino. Ha girato tutto il mondo, 6 nazioni, però senza mai ricoprire il ruolo di allenatore. Però queste due partite in carica col Southampton, due vittorie, hanno fatto sì che lo hanno confermato. Però c'è anche da dire che è arrivata la sconfitta questa settimana contro il Leeds, contro un altro spagnolo, Avi García, che abbiamo parlato la scorsa settimana. Però ecco, attualmente io non vedo il Southampton che si può salvare per questa stagione, anche perché ha una squadra sì forte, però manca un po' quel gioco di squadra, ci sono qualche individualità, però manca secondo me proprio un vero allenatore. Però questi allenatori che si laureano presso fisiologia dello sport, scienze sociali, ad esempio come Graham Potter, hanno, diciamo, una stima in più da parte mia verso magari gli altri che hanno fatto magari un percorso più diretto e più, posso dire, un po' più facilitato, anche se facilitato non è niente quando vai ad allenare. No, ma sai cos'è pure? Perché ora non so, Ruben Selles ha il patentino UEFA Pro o Allora, no? lui ha il Sai patentino se. UEFA, questo sono sicuro, Quindi c'è il e patentino per se vuoi lo cerco allenare. Cioè, nel subito. senso, ha un assistente che ti copre, come è No, successo in ha il Southampton, ha il patentino patentino UEFA suo. proprio suo, sì, Ok, UEFA Pro, eh sì, perché per allenare grandi in Serie A o comunque in Premier, comunque nelle prime categorie a livello europeo. Nelle coppe bisogna avere il patente UEFA Pro, perché di all'età di solito 25 anni l'ha preso UEFA Pro, sì. perché di solito la trafila è, soprattutto per chi non ha mai giocato, non è quindi un ex giocatore, è molto difficile. In Italia è impossibile, perché per i parametri che ci sono in Italia per prendere il patentino UEFA Pro deve aver comunque giocato in categorie professionistiche, quindi la Serie D in su. E vari parametri, quindi aver totalizzato alcune presenze, robe varie, sono tanti parametri da dover accumulare. E questo è bello invece dall'Inghilterra, che in Inghilterra anche chi ha la laurea in anzi, come prima succedeva che quando non c'era quella facoltà dal punto di vista universitario, anche in Italia c'era l'ISEF, che era le superiori. Ed era l'istituto di fisica e sport in pratica, e poi fu trasformato, l'ISEF fu tolto e poi fu trasformato nella facoltà universitaria per quanto riguarda lo sport. Quindi con quella laurea, in poche parole, puoi andare a fare professore di ginnastica, in poche parole. E vedi, questo è il bello dell'Inghilterra, che non avendo, non ha, Ruben Sellers, non essendo un ex giocatore, quindi non avendo i parametri, cose che si chiedono in Italia per poter accedere
al corso per prendere il patentino UEFA Pro ha potuto farlo in Inghilterra. E questa è una bellissima cosa che dà accesso a tutti. Questa è una grandissima cosa. Cosa che, secondo me, se torna a essere fatto anche in Italia, sarebbe una cosa bella, perché ti dico che so, sai Arrigo Sacchi, sai chi è, no? L'ex allenatore, no? Ah, esatto. Arrigo Sacchi, quello è un altro che non ha mai giocato. Però all'epoca c'era la possibilità che anche chi non aveva mai giocato nelle categorie professionistiche in Italia aveva la possibilità di accedere ai corsi per prendere poi i rispettivi patentini. Questo è un po' il limite in Italia, che purtroppo io spero che un giorno si vada un po' a levare, perché poi tra l'altro prendere questi patentini non è neanche facile. Uno, come ti ho detto prima, per i parametri da dover aver avuto professionalmente da calciatore, ma se uno si prende anche patentini minori, UEFA A, UEFA B, cioè UEFA A, se tu non lo sai o per chi ci sta seguendo non lo sa, sì. I patentini UEFA in pratica puoi allenare fino ai ragazzi, fino alle giovanili. Dalla UEFA B puoi allenare fino alla squadra primavera o fare assistente al primo allenatore, e poi per essere primo allenatore devi avere un patentino UEFA Pro per allenare poi dalla serie B in su, perché con la UEFA B puoi allenare fino alla serie C, dalla B in su, così come sia la Championship, la Premier League, devi avere il UEFA Pro. Questo è giusto per fare anche il discorso dei patentini, come funziona, e costicchiano pure, eh? Non costano due soldi per accedere a quei corsi. Sì, sì. Ma interessante. Poi stavi dicendo l'aneddoto, la storia che volevi dire anche su Ruben Sellers prima? Ma guarda, la storietta era bene o male questa, ecco, che lui non aveva mai giocato a calcio e si è laureato presso questa università a Valencia, e ho detto non è mai stato allenatore, allenato, è stato assistente nel Valencia Under 18, quindi diciamo molto poca roba rispetto al Southampton in Premier League, e poi anche lavorato presso dati analistici anche in Turchia, ha lavorato veramente da tutte le parti, in Norvegia precisamente, ha girato veramente tutto il mondo questo allenatore adesso è diventato allenatore, perché era assistente allenatore, e si dice anche che lui abbia imparato a difendere ad una precisa squadra, cioè dalla difesa a 4, di come si imposta, a dei ragazzi, e questi ragazzi sono rimasti molto sorpresi, quindi stiamo parlando almeno di lui a 40 anni, quindi almeno di 15 anni fa, quando magari le tattiche, gli analisti non c'erano, ha rivoluzionato anche nel minimo, cosa che non sa nessuno, comunque il modo anche di difendere e di impostare il gioco. Sì, questo è il bello, in primis del Southampton, che comunque ha preso una risorsa interna, che comunque già sapeva un po' dal punto di vista di come si viveva un po' nel mondo Southampton. Poi è anche buono perché, come dici bene tu, gente del genere, giovani, devono essere premiati, perché uno del genere che è stato assistente, quindi ha fatto gavetta, quindi partito come assistente, poi ha fatto match analyst, quindi già da lì si deve studiare anche la tattica, come hai detto bene tu, il fatto della manovra difensiva, deve fare esperienza in altri campionati minori, e questo tanto di cappello al Southampton, perché questi devono essere i giovani allenatori del domani, cosa che purtroppo in Italia viene molto premiato più il nome che si ha all'anagrafe, sulla carta d'identità, che non al singolo personaggio. Facciamo un esempio che è con risultati scadentissimi: serie B Benevento Cannavaro, sì. O serie B Spalla De Rossi. Quindi purtroppo il nome a volte non fa, ci vuole comunque gavetta, sì. Questo anche se Fabio Grosso qualcosina, io l'ho vissuto anche di prima persona, perché Fabio Grosso è passato anche dal Bari come giocatore, come allenatore, poi ha fatto tutta la varia trafila. Sì. E Fabio Grosso, come un altro, tipo come Oddo ora attualmente alla Spalla, sono quegli allenatori che
non nascono da ieri a oggi subito, paf, una panchina importante da dirigere, ma sono ex giocatori che hanno fatto tutta la trafila, quindi hanno visto da dietro, da assistente, da secondo, da allenatore in seconda, quello che succede nel calcio dal punto di vista di allenare, quindi a vedere fuori dal campo, che è diverso dal starci in campo, e di conseguenza fare gavetta dalle serie minori, al poi passare che sono la serie C, il campionato primavera e quant'altro. Queste sono tanto di capo, perché Fabio Grosso alla fine si è formato a Torino con la Juventus, con allenando la primavera, prima di passare poi ad avere le chiavi delle prime squadre in Serie B. Questo è, come stai dicendo prima tu, la differenza da quando un giocatore finisce di appendere le scarpine a cudo, quindi finisce la carriera calcistica e vuol fare allenatura. Sì.